un programma realizzato in collaborazione con Confindustria Piacenza. Benvenuti ad Industriando, siamo a Fossadello di Caorso e l'azienda che sarà ospite e protagonista di questa puntata è la SAIB. La SAIB 15 giorni fa ha coinvolto collaboratori, clienti, fornitori e tutte le autorità piacentine per festeggiare insieme a loro un traguardo importantissimo, i suoi primi 50 anni. Una splendida cinquantenne l'ha definita il presidente di Confindustria Bolzoni ed ha proprio ragione. E viaggiando insieme a me e conoscendo meglio questa realtà capirete il perché. SAIB da più di 50 anni produce pannelli grezzi e nobilitati per i più bei nomi dell'industria del mobile italiana. E così un pezzetto di Piacenza entra in tutte le case degli italiani. Venite a conoscere SAIB. Siamo con Adriana Conti, che è la presidente di SAIB, l'azienda appunto protagonista di questa puntata di Industriando. Benvenuta. Da cosa è nata? Qual è l'idea che ha dato vita a SAIB? L'industria del pannello truciolare, diciamo, sorge nei primi anni 60 e praticamente deriva dall'utilizzo degli scarti della lavorazione del pioppo per ottenere il compensato. A un certo punto c'è questa nuova tecnologia che è di origine tedesca e che inizia, diciamo, a far vedere che i pannelli truciolari che si ricavano possono avere un utilizzo molto interessante che permette di utilizzare al meglio il legno che serve per fare i mobili. La nostra famiglia già era operativa nel campo del compensato, il nonno e lo zio avevano fondato la Compensati Bosi di Roncaglia e da lì è nata l'idea di utilizzare questi scarti. All'inizio l'industria del pannello truciolare utilizzava soltanto pioppo e il pioppo praticamente era coltivato lungo l'asta del Po e lungo l'asta del Po sono sorto poi molti stabilimenti che producevano pannello truciolare. All'inizio, in quegli anni 60, erano 47 le aziende piccoline più o meno appunto che avevano iniziato questa produzione. E quindi lei appunto parla di pannelli truciolari, grezzi e nobilitati. Possiamo spiegare al telespettatore che cosa significa? Certamente, il pannello truciolare è un manufatto che si ottiene con la lavorazione di questi, una volta appunto erano questi scarti del pioppo, cimali, radici e punte della pianta e oggigiorno invece è tutto legno di recupero e legno di abete. Non più nuovo come i pallets e le cassette della frutta, ma comunque diciamo si lavora questa materia prima, viene pulita, raffinata, setacciata, asciugata dall'umidità e poi tramite importanti macchinari che hanno una tecnologia veramente molto molto avanzata si ottiene questo materasso unendo i truccioli di legno così essiccati con delle resine che consentono la formazione di questo materasso, diciamo, che viene poi inserito nella pressa, dove con una alta temperatura di circa 200 gradi, una forte pressione, viene tutto compattato, si polimerizza tutto ed esce questo pannello che al momento è grezzo. È rimasto grezzo per circa 20 anni. Negli primi anni 80 si è cominciato a capire che per i mobilieri, che sono gli utilizzatori di questo nostro semilavorato, era molto più interessante avere un pannello già quasi pronto, cioè con le superfici ricoperte da decorativi che erano soprattutto di legno di fantasie ed era una carte stampate allo scopo e impregnate di resine melaminiche.
Da lì è nato il pannello nobilitato. Quindi un altro pezzo di Piacenza che gira sicuramente per tutta Italia, un pochino anche all'estero. Un pochino anche all'estero, soprattutto nei paesi del Nord Africa. Abbiamo esportato, ma diciamo che il nostro business principale è riservato all'Italia. Qualità, ambiente, sicurezza è un trinomio, credo che si sposi bene, che identifichi bene Saib. Senz'altro, perché la nostra società ha sempre curato molto la qualità, affrontando diverse problematiche, perché sembra un lavoro semplice, magari nella mia descrizione molto un po' banale, ma in realtà è molto difficile produrre dei pannelli di buona qualità. In tutti questi anni abbiamo continuato a fare grandi investimenti, sempre per raggiungere le richieste, accontentare le richieste della clientela, che vogliono sempre avere prodotti migliori, che si lavorino più velocemente, perché oramai anche loro hanno dei termini di consegna molto corti, quindi noi dobbiamo immediatamente produrre bene, loro immediatamente devono ricevere e in pochissimo tempo consegnare, quindi non ci devono essere problemi legati alla qualità. Quindi questa per noi è una prima ed importante attenzione che dobbiamo prestare nel nostro lavoro. E poi la sicurezza, senz'altro, perché voglio dire, per noi il nostro personale è fondamentale. Noi parliamo a volte di un'azienda di donne, ma in realtà dico sempre attenzione che dietro queste 3-4 donne, poi ci sono altri 160 uomini che sono dei collaboratori molto importanti per noi, e quindi per noi la sicurezza è fondamentale. E l'ambiente altrettanto. Siamo, credo di poterci definire una, come si usa dire adesso, un'azienda green, in quanto che noi usiamo soltanto legno di recupero, legno che arriva dai raccoglitori italiani, sono soprattutto pallets, cassette della frutta, e anche arrivano dall'estero, dalla Svizzera, arriva questo legno, dalla Francia, per noi non si taglia nessun albero, tanto per essere per tutti ormai, i produttori italiani di pannello trucciolare sono gli unici al mondo a produrre senza tagliare alberi. Recuperano materiale che altri hanno già usato. Quanto è difficile fare impresa e fare questo tipo di impresa in Italia? Beh, il tipo di impresa, è un'impresa che lavora 24 ore al giorno, sabato e domenica, e durante la pausa di Natale e la pausa di agosto i nostri dipendenti non ci sono, ma sono tutte squadre che vengono a lavorare, quindi è un'impresa veramente pesante da portare avanti, squadre che vengono a lavorare per fare le grandi manutenzioni. È un impegno veramente grande, però lo si fa con passione, e certamente in Italia non vorrei mettere il dito nella piaga, però è così, è difficile fare impresa, un po' per la cultura che si è sviluppata tutti questi anni, è una cultura che non premia l'impresa, non premia l'imprenditore, anzi lo vede forse un attimino come nemico, tra virgolette. E poi perché le nostre istituzioni certamente non invogliano, non favoriscono chi vuole iniziare un'impresa, anzi ci sono tanti lacci, lacciuoli, divieti, ritardi che veramente condizionano le scelte. E poi soprattutto quello che conta, abbiamo visto in questi ultimi anni, si sta tutto accelerando, è tutto velocissimo, per cui se si intravede una possibilità di fare qualche cosa, ma non si possono perdere mesi e anni ad aspettare i permessi, qualsiasi, bisogna immediatamente intervenire, perché altrimenti si perde il treno, e una volta che il treno è passato rimane soltanto il fumo, non c'è più nulla, i treni passano e noi stiamo qui. Perché io sono convinta che in Italia ci siano tante aziende come la Saib che al momento cercano con fatica di stare a galla. Ci sono anche delle aziende che hanno più difficoltà, ma essere imprenditori vuol dire impegnarsi,
ma bisogna anche che però ci siano le possibilità, le condizioni, perché gli italiani sono costretti a correre con gli altri concorrenti europei, prima di tutti i tedeschi, perché la tecnologia tedesca sono molto forti, è come se corressero con una palla al piede che pesa un quintale. Ma come si fa a reggere? Abbiamo un'energia elettrica che è quasi il doppio, abbiamo dei costi di tutto che sono il doppio, abbiamo una burocrazia che è, diciamo così, ci impiglia tra migli lacciuoli, ritardi, come ho detto, e difficoltà. E alla fine uno dice, ma come si fa ad andare avanti? Qui bisogna correre, darsi da fare, correre, liberarli, liberiamo le industrie italiane da tutte queste pastoie, ridiamo ossigeno all'industria italiana, gli italiani poi sono capaci, sono bravi. Guardate soltanto anche, appena un attimino si è riposizionato il dollaro, l'euro rispetto al dollaro, l'export è salito, abbiamo recuperato dei miliardi, ma perché? Ma perché il genio italiano esiste, non è una favola, c'è buon gusto, c'è una base di culturale che viene utilizzata, che viene portata fuori ed è riconosciuta dagli altri. Anche i nostri concorrenti tedeschi, per esempio, che comunque ci possono infastidire, però perché vengono in Italia? Non per le quantità, ma loro riconoscono perché noi qui sappiamo 5 anni prima che cosa ci sarà di moda e noi ci prepariamo. Quindi questo è il mio appello per la nostra industria, per tutte le industrie italiane, ridateci la voglia di andare avanti, il governo, i sindacati, i ministri, tutti. L'Italia ha tante possibilità, ha tanta gente che ancora ha voglia di lavorare e noi vogliamo lavorare, vogliamo continuare a dare lavoro a tutte le persone, a tutte le famiglie, perché abbiamo visto in questi 3 anni di crisi. Ma senza industria, alla fine, cosa succede? Succede, si chiudono le aziende, ci sono i disoccupati, ci sono i cassaintegrati. È una realtà che bisogna accettare, la devono accettare tutti, anche quelli che per tutti questi anni l'hanno pensata diversamente. E io con queste parole così calorose io lancerei un brevissimo video che è stato il protagonista della festa che questa azienda, che ha compiuto 50 anni da qualche giorno, ha fatto 15 giorni fa, per condividere questo traguardo con i collaboratori innanzitutto, ma con i clienti, con i fornitori e con tutta la provincia, perché è una bellissima realtà che fa onore all'industria piacentina e all'industria italiana. E io invito i telespettatori a guardare questo breve filmato che ci spiega anche la filosofia di Saib. Dedicato a tutti quelli che per questa azienda da 50 anni si alzano alle 5 del mattino per iniziare il turno delle 6 e vengono svegliati di notte per riparare un guasto, che da 50 anni ad agosto e a Natale sono qui a saldare, fanno 800 km in un giorno per promuovere un nuovo decorativo e fanno tardi in magazzino per preparare i carichi del giorno dopo. Dedicato a tutti quelli che si arrabbiano se si buttano via le carte, che da 50 anni si impegnano a migliorare la produzione e conoscono le macchine della Saib meglio di casa loro. Dedicato a tutti quelli che trattano i fornitori con onestà e competenza, che da 50 anni fanno quadrare i conti, si fanno in quattro per soddisfare i clienti e ci fanno comprendere quanto è importante la sicurezza. Noi vogliamo dedicarlo a tutti quelli che amano la Saib e da 50 anni lo dimostrano con la loro passione e il loro impegno. In 50 anni abbiamo imparato che i sogni aiutano a crescere, che uniti si vince e che condividere con i clienti e fornitori idee ed obiettivi è l'unico modo per continuare ad essere protagonisti. In 50 anni abbiamo imparato che tanti piccoli passi portano lontano.
Siamo all'inizio del processo produttivo e Giuseppe Conti ora ci racconta appunto che cosa succede. Sì, noi qui siamo all'interno dell'area dello stoccaggio del legno. Ogni giorno qui da noi arrivano decine di camion contenenti legno che proviene dalla raccolta differenziata, cioè proviene dalle nostre case. Ritiriamo bancali, cassette della frutta, pallet e poi tutto questo materiale lo iniziamo a lavorare. E ora vi mostro come facciamo. Ecco, vediamo proprio alle nostre spalle una pala che sta caricando il materiale che poi verrà portato all'inizio del nostro processo di produzione. Le prime fasi del nostro processo sono legate alla pulizia, quindi vengono estratti i corpi estranei, ferro, alluminio e tutte le altre parti tipo i sassi. Dopodiché c'è una raffinazione del materiale, cioè viene ridotto ulteriormente di volumetria e dopodiché viene essiccato. Andiamo a vedere la prima parte. Il legno, siamo arrivati al punto in cui viene caricato nella bocca di carico, inizia il suo processo di pulizia e di ulteriore raffinazione, terminato il quale lo andiamo ad essiccare attraverso questo tamburo, questo essiccatoio a tamburo che a una temperatura di 400 gradi scalda il legno. Questo legno poi viene ulteriormente vagliato in quest'altra area e dopodiché è pronto per essere utilizzato per la produzione del pannello truciolare. Ricordo che l'essiccatoio non viene alimentato a gas ma viene alimentato con gli scarti della nostra produzione. Dopo il processo di pulizia e di raffinazione otteniamo questo trucciolo che ora è pronto per essere miscelato con dei collanti depositato sul nastro della pressa. A quel punto qua il materiale si è depositato e si è venuto a creare questo materasso che, come potete vedere, è composto da uno strato interno un po' più grossolano e dai due strati esterni più fini. Questo materasso viene prepressato a freddo e dopodiché viene pressato a 200 gradi in una pressa lunga 200 metri. Si ottiene così il pannello truciolare grezzo. Qui siamo all'uscita della pressa, il pannello viene tagliato su misura da una sega in linea e dopodiché alle mie spalle avviene tutta la fase di raffreddamento perché, come dicevo prima, il pannello viene pressato a 200 gradi. Una volta terminata la fase di raffreddamento il pannello viene levigato, cioè viene levigata la superficie, viene grattata via e questa polvere che si ottiene alimenta l'essiccatoio che vedevamo prima per l'essiccazione del legno. Una volta terminata la fase di levigatura si ottiene così il pannello grezzo pronto per essere nobilitato. E qui siamo nel reparto di nobilitazione, il nostro atelier di moda, perché qui, come nel campo della moda, l'industria italiana fa la differenza con i produttori esteri. I nostri clienti, i cucinieri, i produttori di camerette, scelgono attraverso il nostro aiuto i decorativi da applicare sui pannelli grezzi. Ne vediamo qui un esempio. Queste carte, che sono impregnate di resine melaminiche, vengono poi pressate in queste quattro presse e si ottiene così un prodotto pronto per l'industria del mobile, pronto cioè per diventare una cucina, un soggiorno oppure una camera da letto. Allora, qui siamo al termine del nostro processo produttivo, siamo nella fase di controllo e qualità del nostro pannello nobilitato. Ricordo anche che poi tutte le nostre produzioni vengono poi testate in laboratorio per verificare che abbiano le caratteristiche adeguate per essere messe poi sul mercato. Quali caratteristiche in particolare? Caratteristiche fisico-meccaniche, caratteristiche di contenuto di formaldeide per quanto riguarda le resine e caratteristiche da un punto di vista qualitativo per la superficie, perché poi questi pannelli diventano antipermobili e quindi poi tutti noi in casa vogliamo avere un armadio la cui superficie non si graffi appena apriamo l'anta. Ecco, l'operatore sta caricando i pannelli che hanno terminato il loro processo produttivo e anche questo pezzo di Piacenza è pronto per andare in tutti i mobilifici più noti d'Italia e anche a raggiungere i porti per andare in ogni angolo del mondo, entrare nelle case di ciascuno di noi trasformati in mobili di qualità. Io vi saluto quindi al termine di questo interessantissimo giro all'interno di SAIB e vi do appuntamento alla prossima puntata.
un programma realizzato in collaborazione con Confindustria Piacenza.